benvenuto. Vediamo per te dal 20 al 30 aprile 2023. Partirò guardando un pochino quello che è il tuo recente passato, poi vedrò il presente, quindi quello che stai vivendo, e finiamo poi con il prossimo futuro, va bene? Dopodiché andrò a vedere un po' anche i miei oracoli, cosa hanno da aggiungere a questo quadro. Allora, per il segno zodiacale del leone, ok, il re di bastoni, leone, re di bastoni, re di spade, l'eremita. Mettiamole qua così centriamo meglio. L'eremita, il due di spade. Ma qui, guarda Leone, mi sento già di poterti dire, vediamo per il Leone, mi sento già di poterti dire, cioè qui c'è molto scontro, diciamo così. Guarda, il 7 di spade, il 9 di bastoni, qui c'è molto scontro, il fante di coppe capovolto, fra quello che è il tuo istinto, il tuo desiderio, la tua indole, mi verrebbe da dire, e la tua testa, la tua mente. Qui c'è molto scontro fra testa e cuore, fra istinto e mente, ok? Non si sa dove andare, però eccolo qua, qui c'è comunque il sole, molto molto positivo. Leone, per il leone, ok, l'otto di denari capovolto e la giustizia capovolta, uscita proprio a testa all'ingiù. Allora, una cosa sì, mi sento di dirtela, poi vediamo nei dettagli, nei particolari. Guarda, qui c'è il 4 di bastoni del taglio. Allora, qui, siccome le carte mi parlano anche di, non voglio usare parole troppo forti, però di truffa, ok, qui c'è un qualcosa che è stato fatto non secondo la legge, non secondo le regole. Qui c'è un'uscita fuori dalle regole. Non sto dicendo che tu l'hai fatta te, qui tu potresti averla subita. Ok, quindi qui un qualcosa, senz'altro tu sei venuta a conoscenza, tu sei venuta a sapere, o lo verrai a sapere. Magari è proprio questo che ti ha creato un po'. Potrebbe essere venuta questa presa in giro, via, chiamiamola così, questa furbata, mettiamola così, ma potrebbe essere qualcosa anche di più grave per alcuni di voi. Ok, potrebbe essere venuta, essere stata fatta da una persona, ahimè, a noi amica, da una persona da cui comunque non ce lo saremmo aspettato, evidente, no? Ok, ecco perché magari c'è un po' questa. Potrebbe essere anche dall'ambiente di lavoro, per l'amor di Dio. Cioè, io qui vedo inizialmente un accordo, va bene, c'è cioè un qualcosa che doveva essere in un determinato modo e poi invece è andato tutto un altro modo. Ok? Io comunque ti dico la verità, ti vedo molto dubbioso, molto titubante, molto oddio, che succederà? Ho un po' di timore, però insomma. In cuor tuo ti vedo anche abbastanza tranquillo, Leone, però fai attenzione perché qui c'è un qualcosa, ecco, che non è stato fatto per il verso giusto, non viene fatto per il verso giusto. Per esempio, se ti ha prestato dei soldi a qualcuno, prima che tu gli riveda, campacavallo. Ecco, ti dico la verità. Ti dico la verità, qui ci potrebbe essere anche qualcuno che avrebbe dovuto restituirci questi soldi, ma a tutt'oggi ancora manco l'ombra. Va bene, da lì che ci sentiamo un pochino, come ti voglio dire, presi in giro. Se non si tratta di denari, si può trattare ovviamente di un'altra cosa. Come ti stavo dicendo, qui c'è una situazione che va un pochino per le lunghe. Ecco,
Va un pochino per le lunghe. Qui ci sentiamo trattati ingiustamente, qualcuno non si è comportato bene e non si sta comportando bene con noi. Però ripeto, io ti vedo dalla parte della ragione, Leone. Quella sicurezza in te qui non la scalfiscono, capito? Io ti vedo andare avanti, insomma, per la tua strada. Fammi vedere. Qui tu potresti anche fare delle lotte, essere in lotta, diciamo così, anche per un figlio, o per dei figli, come dire, io lo faccio per loro. Guarda, il 9 di coppe e gli amanti, quindi sicuramente qui tu c'hai le tue buone ragioni, però voglio vedere un attimo gli oracoli, poi torno ai tarocchi. Vediamo gli oracoli volume 2 cosa hanno da dire, ti lascio il link nella descrizione del video se vuoi questo mazzo di carte. Leone, per il leone, ok, c'è un forte desiderio come prima carta. Vediamo cos'altro ci dicono. Effettivamente qui una passione la vedo, guarda, la bellezza e l'intelligenza creatrice. Quindi qui c'è un qualcosa, vedi, letteralmente che il leone desidera fortemente fare, che sia una passione verso una persona, che sia il desiderio. Guarda il taglio, presta attenzione ai dettagli. Qui bisogna prendere proprio le misure. Ok, qui c'è da prendere le misure ad una situazione. Attenzione, se no poi ci potremmo ritrovare, ecco, non ci vogliamo ritrovare. Quindi qui c'è un desiderio, però qui c'è anche molta intelligenza, Leone, quindi io di questo, insomma, non temo nulla per te. Qui c'è proprio una mente creatrice, brillante, proprio intelligente. Qui la testa c'è, non ci sono problemi. Fai attenzione ai dettagli, quindi sicuramente tu potrai scoprire la verità di questa situazione, potrai scoprire se qualcuno ti sta prendendo in giro, ti sta facendo credere fischi per fiaschi, lo potrai capire dai dettagli. Magari sono proprio i dettagli che non ti stanno facendo vedere, quindi se devi firmare un contratto, se devi dare la parola, qualsiasi situazione si stia parlando in queste settimane. Chiedi i dettagli, non a grandi linee, chiedi i dettagli di qualsiasi situazione, di un contratto, leggi bene le clausoline minuscole, ok? Se ti devi prendere un impegno con qualcuno, per esempio, se si parla di un uomo e di una donna, di una relazione, fa per farmi capire. Metti in chiaro subito le cose nei minimi dettagli. No, sì, si vedrà fra 6 mesi, magari prossima. Dettagli, perché qui si rischia che uno ti porta per le lunghe e poi non tu ne arrivi a nulla. Quindi la verità sta nei dettagli. Non mi ricordo chi lo disse, ma è così, lo condivido. Qui c'è da prendere le misure ad una situazione. Fare attenzione, usare la testa, usare l'intelligenza e andare avanti. Io ti vedo molto convinto, molto tranquillo di te, quindi lo sono anch'io. Vediamo gli altri oracoli, ok? Quindi qui vedrai che da dei piccoli dettagli, dai piccoli particolari, tu riuscirai a scoprire tutto l'ambaradà, sia che si tratti di una truffa, sia che si tratti di qualcuno che non ti vuole restituire i soldi, sia che si tratti di un rapporto affettivo che ti promette chissà cosa, invece non è. Ok, Leone? I dettagli. Cos'altro? Segno zodiacale del Leone? Ok, qui è volato il numero 888, l'abbondanza, vedi? E si ritorna un po' anche a questo denaro. Quindi fai chiarezza e continua per il tuo sentiero, per la tua strada in modo positivo. E il numero 19, sono un pioniere. Quindi l'indipendenza e come si dice, il bastare a se stessi, diciamo, sono delle necessità assolutamente per te. Quindi Leone non ama effettivamente essere sottoposto a qualcun altro, ok? Sei estremamente capace nella vita e nel lavoro e non hai paura di prenderti dei rischi. Quindi, questo, ok,
Però, vista la situazione, proprio perché tu non hai paura di prenderti dei rischi, io ti dico, non abbi paura, però fai attenzione ai dettagli, ok? In queste situazioni, in queste settimane. Qui c'è un qualcosa che sicuramente tu riuscirai a sgamare, tu riuscirai a capire proprio grazie a dei piccoli dettagli, a delle piccole cose. Andiamo a vedere, voglio chiedere, qui c'è magari anche un contratto da firmare, mi stanno facendo vedere le carte, ecco perché ti dico attenzione, anche se qui addirittura qualcuno si potrebbe tirare indietro, eh? Ok, qui se avevi preso un impegno con qualcuno per firmare qualcosa, ti ha dato la parola, qui potrebbe anche essere che viene slittato, magari semplicemente viene ritardato un po', ecco, voglio dire, ok, vediamo. Per il leone, il 6 di spade capovolto, vedi, ci potrebbe, e il 5 di spade, ci potrebbe essere qualcosa che veramente slitta nelle prossime settimane, il 3 di spade, vuoi perché manca un documento, manca un qualcosa, ecco perché ti dico, si ritorna, guarda, eccola qua, questo sarà il titolo del tuo video, presta attenzione ai dettagli. Ok, quindi un qualcosa di piccolo, di minuzioso potrebbe far saltare, far rimandare quantomeno un qualche cosa. Quindi fai attenzione, Leone, poi me lo fai sapere nei commenti, va bene? Un bacione e al prossimo video. Ciao Leone!